Siamo qua a vedere la sedicente calcio per l'undicesima giornata della preparazione atletica vista il campionato di verità della nuova stagione che opporrà l'SQ Gento Calcio ai primi impegni ufficiali della stagione del 16 settembre in Coppa Puglia e poi 23 della prima giornata di campionato. Siamo qui con il capitano Mirko Politti dopo la stagione un po' palpettante lo scorso anno, non individuale ma collettiva, e ci dice le prime impressioni di questa preparazione atletica che il Gento sta preparando in vista dell'inizio del campionato. Ci stiamo preparando bene, nella squadra, negli acquisti, in quanti anni, una buona società, speriamo di avere. Non hai timore vista la conferenza al centrocampo, in mezzo, di dare il massimo? Oggi le squadre sono veramente giocatori che danno il 100% durante gli allenamenti per conquistare il posto della. Vabbè, la concorrenza se fatta bene, ci vuole, e rendi di più e ti impegni nella massa. La società ha un indirizzo sulla società per come si è mossa durante la stagione di formare la squadra che per molti esperti di questa categoria sicuramente meglio come la fonte non per vincere il campionato, ma perlomeno stare lì per fuori. Poi gli spareggi del 25 posto anche nel campionato. Guarda, secondo me la società si è mossa benissimo. Adesso stanno sul campo a dimostrare che quanto di buono ha fatto quello del campo. Diciamo comunque dare qualità di organico a questa squadra, pure numerico, di uscire fuori anche da probabili eventuali difficoltà. Ovvio, è vero. La squadra è forte, deve vincere il campionato. E quanto riguarda il 22 posto, per quanto riguarda la pressione invece, visto che gli esperti dicono che il Gento è la favorita numero uno. Ma la pressione non c'è tanta pressione, perché ci sono giocatori di valore, giocatori che hanno già campionati in passato, quindi c'è la giusta pressione per vincere qualcosa di importante. Moralmente e fisicamente, quanto siete pronti e siete già pronti? Beh, fisicamente ancora non siamo al top, sono solo 2 settimane, ancora stiamo in anno, quindi ci prepariamo almeno per un massimo di partita. Ok, siamo qui dalla prima intervista, dopo sarà intervistato per un saluto, dopo un attimo di pausa, comunque ci vediamo dopo un po' di pausa.